Ci troviamo nei pressi del rifugio della Balma, alla scoperta del giardino nascosto che qualche anno fa è stato realizzato dal personale del CAI di Coazze in collaborazione con il personale del Parco Naturale Orsiera Roccia Drè e con la curatrice del giardino botanico di Rea nel comune di Trana. È un giardino nascosto proprio perché non sono stati messi i cartellini vicino ad ogni singola specie, ma devono essere scoperte le specie peculiari di ogni singolo ambiente, anche grazie a questo quaderno che a richiesta può essere domandato al personale che gestisce il rifugio. Qua alle mie spalle trovate la bacheca dove vengono illustrati i principali ambienti presenti nei dintorni del rifugio. Ci troviamo in prossimità di quella che è la zona nitrofila. Nitrofila perché è una zona dove si accumulano molti nutrienti, quindi dove c'è molto azoto. L'azoto si accumula perché gli animali al pascolo vengono a restituire la fertilità con le loro deiezioni in maniera sovrabbondante rispetto alla necessità di ogni singola specie. Il rifugio della Balma era anticamente un alpeggio e nei dintorni dell'alpeggio normalmente si trovano le aree geomorfologicamente più adatte anche agli animali al pascolo proprio per riposare nella fase di ruminazione. Ci troviamo ad esempio questa bella specie con una foglia molto larga che si chiama Rumex alpinus. La Valle Sangone è una vallata di parlata franco-provenzale, il suo nome dialettale è La Pass. Una delle caratteristiche di questa specie è quella di avere questo picciolo fogliare molto costoluto, come se fosse il gambo di un sedano, solo che le coste sono di colore rossastro, rosso purpureo. Questo invece è l'infiorescenza, l'infiorescenza in cui stanno formandosi i frutti con al loro interno il seme. Altra specie tipica della zona nitrofila è l'urtica dioica, l'urtica comune, dioica perché ci sono individui di sesso maschile e individui di sesso femminile. Tutte le specie delle zone nitrofile si caratterizzano per il loro riciclo della sostanza organica, infatti non vengono più consumate dagli animali al pascolo, quindi l'enorme fitomassa che muore a fine stagione fa sì che il riciclo degli elementi nutrizionali, quindi azoto, carbonio e i principali elementi di cui hanno bisogno per vivere nella stagione successiva, vengano riciclati e conservati, quindi non ha più bisogno di fertilizzazione. Altra specie caratteristica di questo ambiente, le zone nitrofile appunto, è il Chenopodium bonus henricus, volgarmente denominato spinacio selvatico, in dialetto locale, quindi nella parlata franco-provenzale, denominato vercogna, caro ai gourmet perché molto utilizzato nelle preparazioni culinarie. Il suo nome scientifico deriva dal re Enrico IV di Francia. Questa specie, molto prelibata per questo re, ebbe un particolare successo durante il suo regno e veniva già citata da Plinio come spinacio selvatico. A monte del rifugio ci troviamo dinanzi all'ambiente delle rupi silicee, quindi rupi a chimismo acido, su cui si caratterizza una vegetazione che ama prevalentemente l'ambiente più acidofilo. Possiamo ritrovare alcune specie caratteristiche. Questa, oltre a essere l'ambiente tipico delle rupi silicee, è anche un ambiente leggermente stillicidioso, dove cioè cola sempre un po' di acqua. E quindi su questo ambiente si differenziano alcuni tipi di felci, come questa, Cryptogramma crispa. Alle mie spalle invece troviamo
il Polysticum lonchitis, caratteristico perché tra le persone che abitano in montagna era conosciuta come la liquirizia selvatica. Cosa caratterizza le felci è questa struttura sulla pagina inferiore delle foglie. Queste strutture più chiare sono i sori, sono le strutture deputate alla riproduzione della specie. Un'altra specie caratteristica di queste rupi, guardate come come le loro radici si insinuano nelle fenditure tra la roccia, è la Campanula elatines, anche detta Campanula piemontese, proprio perché si tratta di un endemismo delle Alpi Cozie e Graie. In questo momento non la vediamo fiorita, il periodo migliore per trovarla in fioritura è il periodo, diciamo, dopo la metà di luglio fino a tutto il mese di agosto, a seconda delle fasce altitudinali. Presenta questa caratteristica foglia molto frastagliata. Qui troviamo questo bel fiorellino bianco, si tratta della Silene rupestris. Se si osserva bene i petali e quindi la composizione del fiore, si può riconoscere proprio quello caratteristico dei garofani coltivati. Proprio nella fenditura della roccia troviamo, oramai sfiorita, la Primula pedemontana. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un endemismo di carattere piemontese, il suo nome volgare infatti è proprio Primula piemontese. Alla base della rupe troviamo una specie più tipica in realtà del pascolo sassoso, si tratta di questo Gallium, appartenente alla famiglia delle rubiacee, è una specie che anticamente serviva per coagulare il latte e quindi per produrre i formaggi. Oltrepassato il rifugio, salendo verso la colletta di Cermagranda, ci troviamo nell'ambiente del pascolo sassoso. Questo tipo di ambiente è caratterizzato da alcune specie graminacee piuttosto tipiche, come Nardus stricta. In questo momento è nella sua fase fenologica di piena fioritura. Altra specie caratteristica è quest'altra graminacea del genere Festuca, Festuca del gruppo Varia, in particolar modo è la specie Scabri culmis. Questa è molto tipica e molto facilmente riconoscibile perché sicuramente se vi sedete sopra vi sentite pungere il sedere. Si tratta di due specie caratteristiche di pascoli oligotrofici, quindi pascoli non molto fertili e non sono ottime foraggere per gli animali al pascolo, ma nei dintorni si possono ancora trovare alcune specie sempre della famiglia delle graminacee, più tipiche di una intensa utilizzazione e migliore utilizzazione pastorale e caratterizzate da un valore foraggero migliore, superiore. Le praterie Anardo e Festuca del gruppo Varia sono particolarmente ricche di specie dal notevole pregio floristico, come questa bella Pseudorchis albida, caratterizzata appunto dal fiorellino di colore bianco e da queste foglie lineari. Proseguendo lungo il sentiero che sale verso il lago Sottano e Soprano della Balma, percorriamo alcune zone caratterizzate dalla permanenza di acqua durante tutta la stagione. Sono zone con alcune specie più caratteristiche che sopportano molto meglio l'umidità. Tra queste, una delle più caratteristiche
e la Pinguicola leptoceras. Si tratta di pianta carnivora perché le sue foglie sono in grado di secernere una sostanza zuccherina che attira gli insetti. L'insetto rimane come se fosse incollato alla superficie della foglia e la pianta è poi in grado di secernere dei liquidi in grado di fare una sorta di digestione extracorporea. Salendo verso i laghi della Balma, oltrepassata l'area più umida, un altro ambiente di cui andare alla scoperta, come se fossimo dei piccoli detective della natura, è l'ambiente caratterizzato dalle specie più arbustive. Alcune di queste specie sono molto evidenti quando producono il loro frutto. Ne citiamo due su tutte: il Vaccinium mirtillus, il mirtillo selvatico, e il Rubus ideus, il cui nome volgare non corrisponde nient'altro che al lampone. Altre specie caratteristiche sono la Daphne mezzereum, la citiamo soprattutto perché è una specie molto tossica, produce delle bacche rosse che non sono commestibili ma sono molto velenose. Questa specie è caratterizzata dalla fioritura molto precoce, il suo fiore, la specie viene anche detta fior di stecco proprio perché produce il fiore prima di fare fuoriuscire le foglie. Grazie Guido per averci fatto scoprire il giardino nascosto della Balma. Adesso invitiamo anche voi a salire quassù a godere e fruire dell'ospitalità del rifugio della Balma e improvvisarvi o provare a diventare detective della natura.